Buonasera a tutti, e TV Independent, siamo qui a Collatterrato Basso in via Don Milani, dove c'è una situazione che ci viene segnalata qui dai cittadini, una situazione di degrado con presenze di ratti abbastanza grandi. Siamo qui con i cittadini, adesso chiederò, farò una domanda mano a mano che andremo verso questo posto. C'è il signor Enzo con noi. Signor Enzo, che cosa succede effettivamente qui in via Don Milani? Succede che praticamente le signore che stanno qui la sera, che prendono, stanno a rinfrescarsi sulle sedie, hanno visto praticamente dei ratti che vanno girando per il paese tranquillamente, sono come delle colonie. Abbiamo fatto un esposto, abbiamo chiesto a qualcuno se potesse venire a fare la rettilizzazione. Qua non se ne parla di rettilizzazione, perché ha detto che adesso non è il momento, se ne parla il prossimo anno. Noi abbiamo bisogno adesso, non il prossimo anno. Il problema è che questi ci sono, quindi dobbiamo metterci in moto e vedere come bisogna farlo, se lo dobbiamo fare noi come quartiere. Ma questa segnalazione a chi l'avete fatta? Qual è l'organo competente a cui è stata fatta questa segnalazione? L'altro giorno sono andato alla ALSA a chiedere che cosa avrei dovuto fare, perché abbiamo questo problema qui nel quartiere. E loro mi hanno detto: devi andare, prima c'erano i solchi verdi che facevano queste cose dell'elettrizzazione. Abbiamo la signora Giovanna, abbiamo sentito il signor Enzo. Da quando persiste questa situazione con questi ratti? Da qualche anno sicuramente. Solo che se all'inizio uno magari dice vabbè, se ne andrà, passerà qualcuno, metterà qualche disinfettante, qualcosa, però mai niente. Poi l'anno scorso ho chiamato tante volte Calvarese e lui mo per un modo, mo per un altro, anche per la spazzatura, e niente. Quest'anno l'ho richiamato di nuovo due volte, sarà una settimana fa, è uguale. Niente. Io cosa posso dire? Noi interverremo con l'amministrazione, comunicheremo questo problema all'amministrazione anche nella persona del sindaco, vediamo cosa si può fare immediatamente. Voleva dire qualcos'altro, signora Giovanna? Che appena qui alla curva c'è tanta sporcizia, diciamo che anche quello per i ratti contribuisce. Praticamente da quel punto, noi di qua puliamo un po' tutti, però da quel punto in giù c'è erba, disabitazione, insomma c'è un po' di tutto. E questo favorisce appunto i ratti, perché ci sono pure delle case vecchie, tipo quella lì, tipo questa qua attaccata a me. Perfetto signora, noi segnaleremo il tutto. Ancora, benissimo, prego. Allora, qui la sera c'è tanto traffico, vengono le macchine di su, di giù, dalle 6 in poi, guarda, passano più macchine che macchine. E ha dissestato, come vede, per esempio, ha dissestato qui quando mi piove, io sto in mezzo alle pozzanghere. Diciamo che questo è un altro problema, e poi c'è anche quella raccoglitore, che lì il raccoglitore sono 3-4 anni che nessuno è venuto mai, se le foglie, le cose là, sì, e quando piove si allaga tutto perché non raccoglie.